A Radio Lombardia Live Social sbarca la filosofia, o meglio la consulenza filosofica. Siamo in compagnia di un filosofo consulente, Andrea Modesto. Buonasera, ben arrivato. Buonasera a tutti. Ciao Andrea, e con te insomma trattiamo un argomento recente, nuovo per quanto riguarda la tipologia di professione, perché mi dicevi che è nata negli anni Ottanta. E allora spiegaci cos'è la consulenza filosofica. Beh, la consulenza filosofica è una pratica, come dicevi tu, molto recente. Il fondatore è Achenbach e si sta espandendo nel resto d'Europa e anche negli Stati Uniti. È una pratica che cerca sostanzialmente di portare a galla quelli che sono i presupposti contenuti nella visione del mondo del consultante. L'idea di fondo è che ognuno di noi ha una sua filosofia sostanzialmente, e quindi il consulente filosofico può dirsi esperto nell'interpretazione di questa visione del mondo. Il punto centrale è che le nostre idee, la nostra visione del mondo condizionano la nostra relazione con la nostra vita, le nostre scelte, le nostre azioni, e quindi lavorare su questa visione del mondo produce anche un effetto trasformativo nella relazione con gli altri. Ti faccio una piccola provocazione, cioè la visione del mondo nostra però dipende anche dalla nostra esperienza. Sì, certo, ma anche la nostra esperienza dipende dalla nostra visione del mondo, quindi direi che c'è un rapporto bionivoco da questo punto di vista. Il punto fondamentale è che la maggior parte di noi non è consapevole di possedere questa visione del mondo, e la tradizione filosofica da questo punto di vista offre molti strumenti. Non a caso il filosofo consulente deve essere laureato in filosofia, certo, e quindi deve essere abituato a confrontarsi con le diverse filosofie. E qui diciamo l'aspetto originale è che la filosofia viene incarnata da una persona nello specifico, e quindi è anche direi molto stimolante e bello, perché si entra poi anche nella vita quello quotidiana. Quello di sicuro, di tutti sì i sì, è vero, è verissimo. Ecco, entrando nella vita quotidiana capiamo però chi sono coloro che si rivolgono a te in qualità di filosofo consulente e perché? Ma di solito sono persone che o hanno difficoltà nel dover prendere una scelta. Tendenzialmente sono persone che hanno difficoltà a livello relazionale, quindi problemi nella relazione di coppia o in famiglia o a livello anche professionale. Quindi sono dei momenti di cambiamento, sono di momenti scelta. Di cambiamento, momenti in cui la persona si trova disorientata, non sa cosa fare e si parte quindi dal problema. E il problema in realtà è, come dire, solo il punto d'inizio, perché poi il consulente filosofico va a problematizzare la stessa domanda posta dal consultante. Lo so, sembra qualcosa di strano, ma lo sai, io ho ricordi del liceo, della filosofia, capisci che brutti ricordi, ma no, bellissimi, bellissimi. Però quando si parla di scelta a me sorge Kierkegaard da citare e da tirare in ballo. Però la mia curiosità è, visto che stiamo entrando nelle tematiche dell'incontro, della consulenza, sì, i consultanti, con i consultanti cosa avviene? Nel senso, quanto di filosofia c'è messa in mezzo nel consulto? Ecco, questo è un punto che vale la pena chiarire, perché molti provano, diciamo, sospetto, diffidenza nei confronti di questa pratica, perché credono di dover essere esperti di filosofia. Mm-hmm. Invece no, è il filosofo consulente che deve essere esperto, certo, di filosofia, l'esperto sei tu, e usare gli strumenti della filosofia a mettere a disposizione per chi ha delle difficoltà, diciamo, esistenziali. E quindi non bisogna essere né laureati né diplomati né conoscere la filosofia. Quello spetta al filosofo consulente. E da parte tua quali sono delle caratteristiche comuni ad ogni incontro, ad ogni consulto? Beh, si parte dal problema. Il problema, che come dicevo prima, è soltanto il punto d'inizio. E poi da lì, diciamo, si cerca di collocare il problema all'interno di quella che viene definita narrazione biografica. Uh-huh. Quindi entrano, come dire, nella narrazione altre figure importanti per la persona, problematiche, momenti di passaggio, eccetera. E già questo ci permette di mettere in evidenza delle questioni. E un'altra cosa che avviene di solito è quella che diciamo il lavoro sulle parole, nel senso che le parole sono una cosa, cioè quello che avviene tra il filosofo consulente e il consultante è un dialogo alla fine, e nelle parole si nascondono spesso delle questioni e i presupposti
che il filosofo consulente deve portare a galla. Ho capito. Quindi l'obiettivo è quello di aiutare il consultante a divenire consapevole della propria visione del mondo per poterla poi eventualmente modificare e trasformare. È un compito abbastanza arduo. Tra l'altro tu, in merito alla consulenza filosofica, hai anche redatto una mini guida. Sì, esatto. Un vignami della consulenza filosofica. Esatto. La facciamo vedere, tanto è qua. È proprio mini guida alla consulenza filosofica scritta da Andrea Modesto. Tu ti sei laureato nel 2010, c'è scritto sulla guarda di copertina. E con una bellissima prefazione di Stefano Zamperi. Vogliamo pescare qualcosa da qua? Ci può essere utile? Volentieri. Vai, io lascio fare a te, caro Andrea. Se vogliamo leggere, poi commentare così brevemente. Al volo. Ecco, il libro poi vi diciamo anche dove potete trovarlo, eh? Vado alla conclusione. Vai alla conclusione. Allora, questa brevissima guida alla consulenza filosofica non vuole essere nulla di più di una rapida presentazione o, per dirla con un linguaggio culinario, di un piccolo assaggio di una semplice pregustazione di tale esperienza. Un'esperienza, quella del dialogo filosofico, che quasi paradossalmente, proprio nell'epoca della comunicazione globale istantanea per eccellenza, si impone sempre di più come necessaria ed importante. Se ci osserviamo attorno, infatti, non possiamo non notare che siamo costantemente bombardati da informazioni, messaggi, chiamate, parole, slogan pubblicitari, luoghi comuni, frasi ad effetto e campagne elettorali che in realtà nascondono un grande vuoto di senso che continua ad ingrandirsi. Siamo disorientati e naufraghi in un mare di discorsi che ormai non sono altro che vortici che ci risucchiano in luoghi sempre più inautentici dell'esistenza. E quindi, diciamo, il dialogo filosofico che viene offerto, lo spazio che viene offerto nella consulenza filosofica, cerca proprio di porre rimedio anche a questo disorientamento in cui, certo, un po' tutti siamo immersi. Sì, hai posto tra l'altro l'accento sulla comunicazione, il caos della comunicazione in cui viviamo nel nostro tempo, nei nostri giorni, e il filosofo forse deve rimettere la bussola con il nord. È un po' il suo obiettivo. Il tuo obiettivo, ho capito. Andrea, al volo ricordiamo dove poter trovare però la mini guida alla consulenza filosofica. Questo potete trovarlo, potete chiederlo nelle librerie o ordinarlo via internet. Ok, quindi su Amazon basta scrivere. Nel mio blog, tra l'altro, c'è la possibilità di ordinarlo. Ok, perfetto. Quindi, oltre che dalle piattaforme online, basta andare anche sul blog andreamodesto.blogspot.com e richiedere l'ordine della mini guida alla consulenza filosofica di Andrea Modesto. Andrea, io ricorderei anche la pagina Facebook Andrea Modesto, dove seguirti per rimanere aggiornati sulle tue attività e sulle tue filosofie, diciamola così. E andremodesto86@gmail.com è l'indirizzo mail al quale scrivere per maggiori informazioni. Vi lasciamo anche il numero di telefono, che è il 340 82 34 693. Andrea, io voglio chiudere però prima chiedendoti un'ultima cosa: a quale filosofo ti senti più affine, vicino? Diciamo, il filosofo che mi ha influenzato maggiormente, mi ha anche aiutato. Io ho scelto filosofia all'università proprio perché desideravo vivere la filosofia nel tentativo di calarla nella mia vita, sì, di affrontare le mie problematiche, comunque per rispondere a Nietzsche. Nietzsche, Nietzsche. Ecco, un filosofo bistrattato, frainteso. Però è un filosofo che ha dato tanto e soprattutto che è riuscito a mettere insieme anche il mondo orientale con la filosofia occidentale. Sì, insieme anche a Schopenhauer e qualcun altro. Sì, pronto, sicuro anche lui. Assolutamente. Andrea, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a te. E saluta chi vuoi, vai, puoi farlo. Allora, sono un po' di persone, quindi un minutino se c'è ancora a disposizione. Sì, vai, te lo concediamo. Allora, volevo salutare, diciamo, tutti i compagni di viaggio nell'ambito della consulenza filosofica, a partire da Stefano Zampieri, Davide Obizzo, Laura Capogna, Eugenio Agosta, Renato Pelutti, Neri Pollastri, Marta Mancini, e Agostina Borsato e tutti gli altri che non faccio in tempo a citare. Era tutta la terza C, la classe. Voglio salutare anche Ran Love e Oscar Benefie, che sono due filosofi internazionali con cui ho collaborato. E per finire, siccome sono anche un insegnante di storia e filosofia, volevo salutare i ragazzi della terza A e terza B Marco Polo, i ragazzi della quinta a scienze umane, quinta scientifico, che hanno appena affrontato la maturità da poco. Bravi loro, bravi loro. E scusa, però io saluterei sempre chi accompagna, perché sennò poi si offende. Saluto anche Cecilia, che è qui con me. A posto, perfetto. Andrea, ti ringrazio per essere stato con noi e buon lavoro a questo Grazie punto. Mille.